Ma io credo che nessuna persona onesta, cioè una persona obiettiva, possa pensare che i mali del patrimonio storico-artistico in Italia derivino dal momento in cui io ho preso possesso di questo ministero. Onorevoli colleghi, se avessi delle responsabilità per ciò che è accaduto a Pompei, credo che sarebbe giusto chiedere le mie dimissioni. Anzi, le avrei date io senza che nessuno me lo chiedesse. Siamo il paese che ha il più grande patrimonio storico-artistico del mondo e siamo il paese che spende di meno per tutelare e per conservare questo patrimonio storico. Questo è il problema di fondo. Onorevoli colleghi, la mancanza di fondi, voglio dirlo chiaramente, non è la causa di ciò che è accaduto a Pompei. Siamo il paese che spende di meno per tutelare e per conservare questo patrimonio storico. Siamo il paese che spende di meno, siamo il paese che spende di meno, siamo il paese che spende di meno, siamo il paese che spende di meno per tutelare e per conservare questo patrimonio storico. La mancanza di fondi non è la causa di ciò che è accaduto a Pompei.